questa è la mia parte preferita della canzone. Gli Horror Brothers sono i più forti! Gli Horror Brothers si esibiranno per il ballo di fine anno. Mandateci un video per dirci perché dovremmo scegliere la vostra scuola. Dobbiamo vincere! E azione su me stessa. Ciao, mi chiamo Frankie. E tutti qui al Monster High amano tanto gli Horror Brothers! Questo è il nostro liceo. Io sono l'ultima arrivata. No, su serio, lo giuro. Ho solo 15 giorni. Oh, ecco, questi sono i miei migliori amici. Claudine, piacere. Gli Horror devono per forza suonare il nostro ballo. Poiché non ci sarà la luna piena, essendo io un licantropo, diciamo che i miei vestiti non sarebbero l'unica cosa feroce durante la luna piena. Credo di dover passare la parola a Draculaura, poiché continua a darmi i calci. Ehi, infatti, tocca a me. Gli Horror Brothers sono mitici. È stato molto profondo, Giulia. Amici di Radio Zanna, sono Laguna. Mi piace cavalcare le onde ogni mattina. E vai! Punta la telecamera verso di me. Io sono Clio. Come va? Sono Tus, in collegamento. Comunque, ritorniamo a me. Oh, continua pure. Stiamo ancora registrando? È il ballo di fine anno, proprio oggi. Dobbiamo vincere a tutti i costi o ne morirei. Non sono nemmeno viva, ma morirò! Oh, come faremo a sapere se abbiamo vinto? Oh, sono loro! Ma sono qui! Allora, amici di Monster High, che siete pronti per il rock? Leo, li hai proprio stesi tutti! Lo so! Li hai morsi uno per uno? Ti avviso! Non ti sorprendere se non ti applaudono, sarà difficile superarmi. Un gioco da vampiri? In bocca al lupo! Ne avrai davvero tanto bisogno. Oh, il riflettore! Sembra proprio la luna! Qualcuno deve aver spostato il riflettore. Ma che stranezza, chi farebbe una cosa così? Vogliamo il ballo! Oh, sono stata stupenda! Ma a te l'hanno chiesto il bis? C'è possibilità che io esca con un ragazzo che abbia più di 4 occhi e lui ne ha 8! Caspita, come sono in ritardo! Ora devo correre! Accidenti, gli zombie sono così lenti! Non posso superare tutti quei morti di sonno! Ehi, ho trovato! Benissimo, demonietti! Queste sono le prove per la mia squadra di vampirette pompon. La maggior parte di voi non riuscirà a superarle. Non c'è posto nella mia squadra per i pesi morti! Questo è veramente inaccettabile! Niente affatto, Clio, è stata super accettabile! È proprio quello che ci serve! Vi serve? Vi serve per cosa? Oh, Frankie, hai appena creato il ballo per il nostro team! Congratulazioni! Ehi, amico, oggi arriva un nuovo supplente. Fico, allora ci divertiamo. Che è successo alla presi di sangue dolce? Sai, ho sentito che è colpa dei lici, Isabella. No, ho sentito che è stato uno scottante caso di pulci carnivore. Oh. È davvero orribile. State calmi, piccoli mostri. Voi due, smettetela di parlare. Il mio nome è... Zar. Il mio nome si pronuncia Zar. Luzar. Questa... è la Trigulo Calmetria 101.
aprite i vostri libri. Dato che non so dove siete arrivati, ricominceremo tutto il programma da capo. Ciao ragazzi, come va? Ehi, come stai, fratello, amico mio? Lei, signore, è in ritardo. No, sono Dus, Dus Gorgon, Mister Lozano. Sono io l'autorità, tu! Togliti subito quegli occhiali da sole! Amico, non puoi chiedermi di farlo. Invece insisto! Oh, ci siamo! Ok, come vuoi. L'hai voluto tu. Allora, Mr. Zar, sembra proprio che la lezione sia finita. Ehi, amico, cercavo di avvisarti. Se ne andrà in un paio d'ore. Compleanno di Draculaura oggi. L'avevo dimenticato. Non è da tutti compiere 1600 anni. Organizzerò una festa. Ma è la festa di Frankie! L'avevo dimenticato. Compie 16 giorni. Ciao, Chloe! È il compleanno di Draculaura. Pensavo di incontrarci a pranzo e... Scusa, ma ho degli impegni. Laguna, laguna! Frankie compie 16 giorni oggi. Dobbiamo organizzarle una bella festa. Non posso, ho il mio corso di nuoto. Mi dispiace. Qualcuno vuole venire a una fantastica festa? Mm. Oh, ciao, Draculaura! Tantissimi auguri! Cercavo di preparare una festa per te. E io ne stavo organizzando una per te! Ma non può venire nessuno! Già! Beh, possiamo festeggiare noi due! Ben detto! Andiamo a cena a pranzo! Sorpresa! Oh, buon compleanno! Che bello! Ragazzi, siete fantastici! Zombie! Laguna è stata a fissare Jill per ben 15 minuti. Questa storia finirà male. Dobbiamo proprio darle una mano. Questa barematica è davvero difficile. Penso che andrò in biblioteca per studiare più tardi. Sì, la biblioteca è un posto perfetto per studiare e fare conoscenza col tuo cervello. Voglio dire, se ne hai uno. Tutto qua. Hai fissato lui per più di un'ora e sei riuscita a combinare soltanto questo. Ma dai, Frankie. Jill è praticamente in costume da bagno. Ma va, lui non ci proverà mai con me. Tesoro, secondo me l'ho appena fatto. Hai degli occhi bellissimi. Devo trovare il mio libro di barematica. Vorrei sprofondare in una pozzanghera e chiudere tutto sopra di me. È questo il libro che stai cercando? Ci vediamo alla fontana alle 3 in punto. Oh no! Claudine si è persa i saldi di Transylvania Secret o si è dimenticata di studiare? Non ho potuto! Mio fratello ha azzannato i miei appunti! Sì, certo. Non provarci nemmeno e dici che non stavi guardando America Top Monster. Peccata! Ma quella era la puntata finale del concorso! Il sangue mi bolliva, dovevo vederla! Girls, che cosa posso fare adesso? Beh... Perché non ti siedi accanto a Gulia? Stai dicendo che dovrei copiare? Lei è la ragazza più intelligente della nostra scuola. Io lo so cosa farei. Ok, classe. Pronti a scrivere? E scattare. Resta solo un minuto. Forza, forza, forza. Via le penne. Thank you. Se soltanto mi avessero chiesto.
chiesto chi è stato il vincitore di America Top Monster. Ma chi avrebbe studiato mai? Va bene, ci vediamo al centro commerciale. Ho visto un salto dei vestiti da mostro davvero deliziosi. Tutto bene, miss? Oh, sì, grazie, Mr. Ware. Voi siete sempre attaccati a queste piccole barre parlanti e non siete mai attenti. Certo, forse ha ragione. Questi sono suoi, miss. Grazie, Mr. Ware. Pronto? Pronto? Cosa? Non riesco a sentirti. Sembra proprio che ci sia poco campo. Oh. Accidenti, che male. Devo richiamarti più tardi. Il mio telefono ha problemi. Crema di tritone. La mia preferita. Accidenti. Non so come sia successo. Mi dispiace tanto. Qualcosa. Ok, questa nuova. Tutti al riparo! Che succede? Attenzione! Sono così mortificata. Questo è il giorno peggiore che ho avuto dal mio risveglio. Ho invertito la mia polarità. Sei fantastica, Guria. Per fortuna i miei amici mi guardano alle spalle. Chi mi aiuta? Mi sentite? È il giorno delle foto? Dovrai apparire al tuo meglio se vuoi essere immortalata. Tu sei abbastanza terrificante. Potresti essere votata come regina dell'urlo di Monster High. Non dovremmo usare la bibliotana per studiare? Codice blu? Invece della lezione sugli ululati ci sarà Coach Igor. E dov'è il problema? Lui ci farà abbandonare i nostri libri e dovremo correre per tutto il tempo. Quindi? Tutto quel sudore orrendo ti rovina il trucco e anche l'acconciatura. E i vestiti? E anche i bendaggi. Giorno delle foto, afferrato? Qui? Sentitemi bene! Voi non toccherete un libro mentre sarò qui. Invece, vi preparerete subito per... Venite con me se volete sopravvivere! Forza, Frankie! Quello che dobbiamo fare è stare nascoste fino alla prossima lezione. Perlomeno non dobbiamo correre ancora! Voi ragazze sarete esonerate dalla bibliotana per fare le foto del vostro spaventario dell'anno. Come sto? Una perfetta regina dell'urlo. È successo qualcosa di brutto a Vunia? Sembra arrabbiata. Come fai a dirlo? Te lo dico io, è arrabbiata per qualcosa. Proviamo a indagare. Ciao, Guria. Come sta andando? Oh, quindi ti piace morto di sonno, ma sei troppo timida per parlare con lui. Non ti preoccupare, le tue amiche sono qui per aiutarti. Ok, ragazze, pensiamo ad un piano ingegnoso. La cosa più importante da ricordare, Guria, qualunque cosa succeda, è di non essere te stessa. Tra quell'ora ti dirà esattamente cosa fare. Capito? Il controllo è nel corridoio delle bare. Guria non è pronta. Frankie! Sono a prevedere. Vai! L'ho fatto per te, Guria. Fagli i complimenti. Punta sul fatto che ha begli occhi. Dimostragli quanto sei interessata a lui. Su, sorridi. Ecco cosa devi fare. Muovi i capelli delicatamente e avvicinati come se volessi sentire cosa da dire. Vanno troppo vicino, lo spaventi. Non vedo l'ora di avere 1700 anni per avere appuntamenti. Visto? Proprio come avevo detto. Guria doveva soltanto essere se stessa. Ciao, morto di sonno. Hai già provato gli occhi zuccherati della nuova macchinetta? Questo è un brufolo! Sì, ce l'hai. Vediamo, a chi potrei inviare questa foto? Magari è meglio mandarla a tutti. No! Sono orribile! La mia faccia è sfigurata! Cosa hai mangiato? Ma niente di strano. Aspetta, ho mangiato 3 occhi zuccherati. Sono maledetti! Potresti aver preso l'occhio avariato! Ok, ora sistemiamo tutto. Mi ha toccato il viso? Guria!
Vi ringrazio, ragazze, di essermi vicine in questo difficile momento. È carino, anzi direi bello. Casa? Laguna pensa che Jill sia carino. Casa! E non se n'è andato? Ma come? Con vampiro, sì. Grazie. Grazie tante, amiche. No! No! Ehi, hai provato anche tu gli occhi zuccherati? Cosa? Ho fatto le prove tutta la notte. Sono nata per recitare questo ruolo. C'è solo un posto d'attrice protagonista. E quella parte sarà mia. Quella parte è mia. Mia! Provaci. Sono pronto. Ascoltate, stiamo iniziando. Per favore, preparate i vostri monologhi. Next. Next. In bocca al lupo. Uno più grosso di te. Oh, mia giovane bellissima rosa. Ahimè, io non so. Mia giovane bellissima rosa. Ahimè, io non sono. Non sono che una spina. Il mio amore è acerbo, ma già immerso nella tua ardente. Anima, non vi ricordate cosa dice Shakespeare? La clemenza mai soggiace a costrizione. Essa scende dal cielo come pioggia gentile sulla terra, due volte benedetta, perché benefica chi la riceve e chi la dispensa. Oh, è stupendo, ma Shakespeare è fantastico! Per colpa tua sto perdendo l'allenamento perché il tuo braccio snodato ha rotto la statua. Come, scusa? Da quanto ricordo non è stata colpa mia. Allontanati da me! Sono bloccata! Oh? Nel mio ufficio, presto! È stata distrutta una statua di ben 2000 anni. Cosa è successo? È stato un incidente. La verità è che è stata lei. Io ti ordino di fermarti. E non ti dico quale tesoro prezioso della scuola potresti distruggere. Oh, no! Ed è così che Frankie, tutta sola, ha rotto la statua. Ma questo è... voglio dire... Il racconto della storia è parecchio confuso, incomprensibile, preside. Per ben 2000 anni quella statua ha imprigionato una delle prime istruttrici della nostra scuola. La rottura della statua l'ha liberata. La professoressa Irene Maiden è stata liberata. Frankie, a nome di tutto il corpo studentesco, Dankeschön. Un momento, io l'ho aiutata. Oh, la mia schiena! Come? Cosa? Perché? È una congiuntura che avviene ogni 1000 anni. È sia venerdì 13, ma è anche il 31 ottobre. Ma questo non è possibile. Strano, vero? Oggi, ragazzi, è il giorno di peggior sfortuna in assoluto. Già! Occhio, occhio! La tempesta perfetta della sfortuna, almeno fino alle 3. Quando suona la campanella finirà. Ancora 6 ore. Non vi preoccupate, ragazze, io possiedo il potente amuleto di fortuna, mamma. Proteggerò il proprietario, cioè me, e chiunque stia con me. Sfortuna annullata. Ma se lo possiedi, dove l'hai messo? Non si abbinava con il mio vestito, per cui me lo sta tenendo Giulia. Oh no! Eccola lì! Non riuscirò a reggere fino alle 3. A sinistra! No, non quella a sinistra! Sta per fare quello che penso. Oh, ci sa fare. Oh. Hai ragione, Giulia. Si abbina proprio con il suo vestito. Trasforma la spazzatura in carburante ecologico. Wow! Deve essere di...
Gulia! Sbagliato, è mio. Questo sgangherottolo mi farà diventare la regina degli scienziati pazzi. Il trono sarà mio. Clio non è un trono. Sbagliato. È adatto a una regina come me. Gli effetti dell'acqua sulla carta igienica, curioso. No, Gulia, ti sei fatta ingannare da Clio. Devi imparare a farti valere. Esatto, non sei la schiava di Clio, giusto? È un'ingiustizia. Devi fare qualcosa. La regina deve essere punita. Grazie. Sì, il mio lavoro è nettamente superiore. Il trono è mio! Clio, quello non è un trono, quello è il mio progetto di scienze. Una camera di reidratazione. Dite addio alla pelle seca. Non è divertente! Spero che si sia messa il suo favoloso mascara idrorepellente. Perché si potrebbe andare avanti così per tutto il giorno? Monster, monster, hey, monster, monster, hey, monster, monster, hey. Come on, don't be shy, monster, hey.